riteniamo che non sia ancora giunto il momento per l'intervento del Presidente Mattarella. Certamente una volta che verrà approvato, noi speriamo di no, la legge elettorale chiamata Italicum, quello sarà il momento perché il testo giungerà sulla sua scrivania. In quel momento noi chiederemo e speriamo che ciò accada, che il Presidente Mattarella non firmi questo provvedimento perché è stato approvato in violazione della Costituzione e certamente porta in sé molto molto di antidemocratico. A due mesi di distanza dall'incontro al Quirinale che Beppe Grillo giudicò cordiale e costruttivo, dal Movimento 5 Stelle arriva l'appello, o meglio l'annuncio di un possibile appello al Presidente della Repubblica che finora ha scelto di osservare tutto dall'alto del Colle. Alla minoranza PD avevano chiesto di non uscire dall'aula, avevano chiesto anche di mandare a casa Renzi. Ora, dopo la prima fiducia e la minoranza Dem spaccata, si ritrovano a organizzare la protesta per una democrazia considerata in pericolo e già annunciano un referendum abrogativo dell'Italicum. Ma la linea per ora non prevede nessuna azione clamorosa, solo il voto contrario. L'azione, per dir così, è venuta semmai da Sel oggi, ancora una volta in stile funereo. Dopo i crisantemi gettati ieri dagli scranni per rappresentare il funerale della democrazia, oggi i deputati di Sel hanno sfilato sotto i banchi della presidenza per la chiama sulla fiducia con al braccio una fascia nera a lutto. Quello che si è consumato oggi è un fatto gravissimo. La fiducia sulla legge elettorale rappresenta una violenza al Parlamento, una violenza alla possibilità di discutere per migliorare una legge che consideriamo sbagliata e soprattutto rischia di consegnare il Paese nelle mani di una minoranza che con la minoranza dei voti è in grado di controllare l'insieme dei poteri di questo Paese. Forza Italia insiste invece sulla compattezza dimostrata da esibire, evidentemente dopo tutti i sospetti e le supposizioni su una possibile defezione in zona Verdini, con Brunetta che ribalta il discorso. Ecco, questo è il bel risultato di Renzi. Voleva fare le riforme insieme, ha costretto noi a sbattergli la porta in faccia perché non ha mantenuto la parola, ma ha fatto ben di più, ha distrutto il suo partito. Oggi è ufficiale, il Partito Democratico non esiste più.